fatto trovi così stimile puntare la macchina da presa su un giovane, un giovanissimo, un meno giovane, comunque su questo materiale umano che si trasforma davanti a te? Per me è così molto attraente e seducente. Dall'altra parte, il fatto che è un film che, con quale potevo confrontarmi, anche se solo un anno fa non sapevo che ci sarei riuscito, non sapevo proprio che avrei fatto un altro film. E invece mi sono confrontato con questa realtà, oggi è l'ultimo giorno di lavorazione, già questo per me è come metà di una scommessa vinta. La storia che lei racconta in questo film è la storia di due giovani e basta, che sono nel libro, o vuole dire qualcos'altro sui giovani, c'è qualcosa in più? Ma i giovani sono i giovani sempre, nel passato, nel presente, nel futuro, sono sempre questo fenomeno di straordinario. Se uno pensa ai giovani e si ricorda di cos'è essere giovani, per esempio si ricorda che da giovane io pensavo di essere immortale. Come i giovani, basta vederli andare in motorino, si capisce che pensano di essere immortali. I due giovani del film sono un fratello che si nasconde in cantina fingendo di andare in settimana bianca e l'incontro con la sua sorellastra, con la quale da tempo non si vedevano, e questa specie di conflitto di andare, che un po' però è anche andare alla ricerca, capire chi sono loro, che sono fratello e sorella, ma non si conoscono. E questo, da questo viene fuori così qualcosa di estremamente emozionante. Poi sono contento dei miei due giovani attori, perché hanno portato anche qualcosa di molto intimo loro nel film, che spero di essere riuscito a catturare, proprio la loro, in fondo la loro identità, che si sovrappone a quella del personaggio scritto nel romanzo di Ammaniti e nella sceneggiatura. Forse perché avevo molta voglia di riguardare al nostro paese attraverso questo materiale umano così, non so se è una parola giusta, materiale umano, ma d'altronde lo è, e così anche un po' condannato da quella che è la storia e quindi la vita e le decisioni dei grandi. Nel cinema è una continua Madeleine, nel senso è un continuo ritorno di cose fatte in passato, poi però sepolte dentro di me, che ritornano fuori improvvisamente. E poi il cinema ancora mi attrae perché è ancora possibile che stia cambiando. Insomma, abbiamo parlato tanto di cinema, ecco, no, Maria, abbiamo parlato tanto di cinema in questo salotto. Io non voglio aggiungere altro, un messaggio di speranza questo di Bertolucci. Sembra che il materiale migliore che potevamo vedere è proprio lui, il suo sguardo e il suo specchio su di noi, quindi io non vorrei aggiungere altro. Alessandra, vuoi dire qualcosa? Perché Bertolucci appunto torna al cinema con un film sui giovani, condizioni non facili, però con l'entusiasmo di sempre. A te, Alessandra. Guarda, io ricordo, mentre vedevo il servizio, ricordavo una cosa che ascoltai da lui molti anni fa, quando disse che una delle lezioni che si era portato dietro per tutta la vita era quella di Renoir, che diceva porte aperte alla vita sul set. Quindi io sono molto curiosa e ansiosa di vedere la vita che è entrata nel film di Bertolucci. E questo soffio appunto di speranza e di vitalità
che è riuscito a iniettare nel suo cinema. Sono molto ansiosa di vedere il film.